Okay. I see your live stream channel that is offline, so we can see you together. Okay. From Italy, a warm and friendly greeting from here, from Italy. First of all, to your headmaster, students and teachers. I am Anna Cicciotti, the English teacher of this school. Now, I would like to introduce the local counselor who represents our major in Margherita di Savoia. Please. Buongiorno a tutti, sono Rosa Scognamini, l'assessore alla pubblica istruzione del comune di Margherita di Savoia. Voglio porgervi i saluti da parte dell'onorevole Gabriella Carlucci, che oggi a causa di motivi istituzionali non è potuta essere qui, ma che sarà presente per le prossime lezioni. Buongiorno, parte oggi questa esperienza la Puglia unita a Miami. La Puglia con questa bella cittadina Margherita di Savoia. Che dire, questa è una delle poche scuole che insiste su questo piccolo territorio, insiste già da diversi anni e ha formato notevoli, un grosso numero di studenti. La professionalità di questi studenti è elevata. Di qui anche l'aver aderito all'iniziativa dell'ente comune di Margherita di Savoia. Questa bella iniziativa che porta, come dire, le nostre esperienze a Miami, le nostre esperienze culinarie, la cucina che è l'elemento unificatore dei popoli, l'elemento unificatore di paesi molto lontani come il nostro e il vostro. Io non posso che ringraziare l'amministrazione comunale e soprattutto i miei studenti che sono, come dire, gli attori di questa bella iniziativa. È davvero, come dire, una iniziativa emozionante. Non posso che augurare a tutti gli operatori di ampliare questa iniziativa, di implementare questi collegamenti con Miami. Grazie. Good morning, my name is Ruggero Fiorella and I'm a student at fifth year of the vocational school services for enogastronomy and hotelry in Margherita di Savoia, a nice seaside resort in south of Italy. My name is Vincenzo Furcilli and I'm the helper of Ruggero, the come chef. And come on, let's start with this recipe. I'm going to prepare a cold starter, carpaccio di carciofi con pecorino podolico e rucola. Okay, so Ruggero is going to prepare for us, to let us show a finely sliced artichokes with flakes of pecorino podolico cheese. So Ruggero, what are the ingredients for this recipe? We need the juice of two lemons, 20 grams of saffron, 12 artichokes, 1/2 cup salt and pepper. Pecorino podolico cheese, 1 handful of rucola leaves. Ora elimin-
eliminerò le parti esterne del carciofo andando a recuperare il cuore, perché tutta la parte esterna del carciofo risulta molto, molto, ma molto dura. Fortemente promosso questo tipo di progetto e questa collaborazione con la scuola, servizi enogastronomici di Margherita di Savoia, proprio perché vuole fare in modo che i nostri prodotti, le nostre tradizioni culinarie, la nostra bellissima terra che produce prodotti meravigliosi come appunto le olive, ortaggi, verdure, non rimangano appunto dei prodotti soltanto di nicchia relegati al nostro territorio, ma possono essere conosciuti, apprezzati, gustati anche all'estero. Sono opportunità splendide per i nostri giovani che molto spesso non riescono a trovare un lavoro nel nostro territorio. E quindi questa è anche una bella opportunità di uno scambio commerciale proprio, di questo gemellaggio tra queste due terre, con la speranza che si possano avere degli scambi anche proficui dal punto di vista turistico ed economico. La Margherita di Savoia, laddove è possibile apprezzare non soltanto la bellezza del mare, delle sue spiagge, anche delle terme, ma anche proprio la nostra cucina.